questo, no! Eh? Ma che è successo? Questa non dobbiamo assolutamente perdercela, amici. Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle. Cosa è successo? Il caos totale. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato così protagonista assoluto di questa ultima puntata dello show di Milly Carlucci. Ma cosa è successo di preciso? Perché c'è stato questo patatracchete? Il ragazzo in coppia con Anastasia Kuzmina non ottiene un risultato, a suo dire però soddisfacente. Un 31 complessivo come punteggio, ma la prima ad andargli contro è subito Carolyn Smith. Lo sfogo arriva dopo che Biaggiarelli aveva detto che si parlava sempre solo di lui e Selvaggia Lucarelli. A quel punto la giudice ha detto: sì, ma sbottando però. Siamo a Ballando con le Stelle e si deve giudicare solo il ballo. Da 10 minuti state rompendo le scatole. Non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata. Tu devi fare le cose con la tua insegnante. Applausi generali tra il pubblico, ma anche sui social, perché la Smith ha riscosso grande simpatia proprio per questa frase. Insomma, una frase che ha fatto successo. Come ricorderete, nelle scorse settimane si è parlato molto del possibile conflitto di interessi a Ballando con le Stelle in generale. Da una parte Lorenzo Biaggiarelli in gara come concorrente, ma dall'altra parte la sua compagna Selvaggia Lucarelli in giuria. Stasera però ha fatto impazzire tutti dopo il passo ballato da Biaggiarelli con la sua maestra di ballo, ovvero Anastasia Kuzmina. La sua performance ha lasciato molto deluso lo chef e volto televisivo che poco dopo ha detto qualcosa, ha detto: vorrei essere giudicato soltanto per il ballo, invece si parla di me soltanto per altro. Ma non solo questo. Lorenzo non risparmia qualche critica anche alla sua partner e maestra e dopo il filmato inizia una lunga discussione con i giudici. Marta Flavi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi commentano non di certo divertiti l'accaduto. Poco dopo è il momento anche di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che spiegano di non aver tanto gradito le parole della Biaggiarelli e le critiche arrivano anche da Sara De Vaira e Rossella Erra. Fabio Canino paragona Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biaggiarelli a Chiara Ferragni e Fedez. Non so se può essere giusto questo paragone, ma sicuramente scatena così di conseguenza l'ira della compagna di giuria che dice: no, questo no! Serata da dimenticare per il ballerino e la giudice, ma di certo l'avevano messo in conto quando hanno detto di sì a Milly, cioè nel senso se lo dovevano aspettare. Vabbè, siamo sempre in televisione, no? Ci sono sempre le sorprese e a noi evidentemente piacciono le sorprese. Questo è tutto per quanto riguarda questa news, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima. Pausa Caffè Live tutti i giorni con nuove notizie, quindi vi aspetto per prossimi video.